Ringraziamo Matteo per questa esperienza di gioco, insomma, che vi farà sicuramente invogliare a comprare Silent Hill. Il resto. Cambi scenario o Paolo? No, però inutile. Ti piace questa cosa lì? No, questo è figo perché bisogna. Sì, ma non stai facendo niente, però, Matteo. Cioè, io sono felice che. Capito. Però, forza, Matteo. Che stronza che sei. Ecco. È molto classico. Sì. È proprio chi ha giocato i primi due e ha apprezzato soprattutto il secondo, si troverà veramente un gioco piacevole, insomma. Antonio se la ride, ma lui non capisce. No, ma io vedo dir Paolo. Comunque. Perché stai andando lunghi e Matteo muore. Più di te. No, non ti puoi attaccare certo a piedi, ma lo so, mi volevo, skate. Mi volevo girare per prenderlo. A piedi. Però gli altri skater che si incontrano in giro non tram, ma non ci stanno i tram, sì, vediamo sì, un po'. No, è un modo di dire attacca al tram. Magari c'era il tram, facciamo pure prima. Sicuramente dopo potremo anche prendere il fucile a pompa. Ok. E dicevo bravissimo, mamma mia. Tag? Sì, mai. Proviamo così, sto provando a caso perché non. Vediamo quello che succede, io cerco di connetterle seguendo una logica più o meno. Che non si sa qual è stata. Più o meno no, il primo con il secondo con il secondo. Provo a caso così, senza. Carica un'altra salvata. Comunque, tengo a ribadire. Vediamo se funziona? Assolutamente no. Non come Resident Evil. Ci piacerebbe rispondere a tutte queste domande. Purtroppo, Matteo, due cose importanti. No, è la mira con la pistola è come. E poi devo fare subito la critica perché l'assenza di Pierpaolo ha giovato a Matteo perché ha giocato a Chronicles of Riddick da paura, soltanto alla fine, non so perché chiudiamo praticamente perché Chronicles of Riddick praticamente non si muore, tipo Prince of Persia è quasi impossibile morire. Ecco subito Pierpaolo, grazie è così però non ci ho giocato un'ora e mezza pure io, è quasi impossibile muore. Infatti l'unico punto dove si poteva morire tac è morto, quindi è rimesso subito a posto, quindi ritiro la critica. Morire a Riddick è utopistico proprio. Questo stronzone qui, vediamo se Matteo, apre la porta. Vediamo se. Come fate a aprire una porta per essere lì? Morto da distanza, questo la porta è lì a morire. Perché il tipo c'ha l'alito ferro. Applauso. Matteo non muore perché non c'è Pierpaolo che gli dà pressione. Gioca, vai. No, scherza. Ci proviamo. Cioè, capace che adesso faccio una super papera e. Se sei in Menant 3 si potrà uccidere Matteo. Bellissima questa. Io spero di sì e proporrò a cosa? A Rockstar, sì? Assolutamente. Di non uccidere l'uccisione di Matteo. Uccideranno. Cruenta. Chiede se Matteo c'ha un microfono che gli modifica la voce perché sembra Paperino. Ciao Matteo, sono Paperino. Ci chiede Tony di cambiare giocatore. Questa è bella però, Adesso rimuoveremo il giocatore fra poco. Adesso Matteo si suicida, potremmo vedere il suicidio di Matteo in diretta. Adesso andiamo a vedere il cimitero. Dove ti lasceremo lì Matteo? Seppellito. Faccio il guardiano. Ragazzi, per piacere sfottete un po' Matteo che sta perdendo l'Italia. Esatto. Pensa comunque scatticchia. E scatticchia. Ecco come adesso. Santicchia scatticchia. Santicchia scatticchia, ma anche il gioco scatticchia. Tra l'altro confermano tutti che Matteo infatti è proprio un pippone. È il pippero di Magliere Gol, Matteo. Danger, se lo richiedi un'altra volta ti mandiamo a casa Matteo a cercare di menarti come nel gioco. Avanti, Alex De Carlis dice che da Modena ci scrive, 19 anni, anche lui è per la causa sopprimiamo l'abominio. Grande, ringraziamo chi si è inventato questa petizione. Infatti un bene merito, grazie. Dovremmo risalire perché se dove Matteo va a casa lo ammazza di botte probabilmente. È la terza volta che Matteo tira alto da dentro l'area, ci fanno fare. Da quando guardo Matteo giocare vari titoli cui fa la videocensione, devo dire che sto giocando malissimo a titoloni come Devil May Cry 4 e Mass Effect. Sarà che ho preso il morbo santicchiano? Dice che prima era una divinità, quindi da quando vede. No, magari giochi poco. Il problema è quello che se uno gioca poco e poi va in diretta con un tipo mezzo animale come Pierpaolo, esatto. È un po' un problema. È anche più carina perché poi aggiunge: a questo proposito, quindi mi devo molto a malincuore perché gli sta anche simpatico firmare la petizione sopprimiamo Santicchia in modo da eliminare l'origine del mio male, che non è male. Matteo, facci sognare, fatti un autogol. Questo è bellissimo. Quel livello là già era abbastanza avanzato, a parte i nemici erano un po' Matteo per tre giorni sto scherzando perché adesso tanto mi ammazza, sta sentendo, sta in trance lui, in trance con me. E quindi ce l'ha fatta, un applauso a Matteo. Grazie. Ci dicono che anche il mio gatto gioca meglio di Matteo. Permetti indietro a quella 360. Aspetta, avete visto me. Matteo come ha sbagliato il gol adesso? No, in perché momento? Io confondo i tasti di Pre-Evolution con quelli di FIFA. Quindi Matteo, devi essere polivalente, poliglotta. Ma dopo e anni di Pre-Evolution. Ma Matteo.
Siamo da Spa 94, tutti quanti vogliono bene Matteo, ormai è diventato una celebrità più del film The Millionaire, che ha vinto 8 statuette. Matteo ormai io sono stato a Los Angeles, sono tornato proprio per voi, guarda. Io allora, potrei fare la diretta sul cinema, cinema. Perché io, sono perché io sono laureato in cinema, non dovendo giocare film, parlo solo di cinema, mi metto di sicuro li può finire. No, parliamo secondo, dell'ultimo secondo film. Me i film si interrompono quando vede Matteo. Esatto. Tra primo e secondo tempo e basta però. C'è una domanda di Fraido che chiede, mi citate il numero di conto corrente di Santicchia che voglio regalargli un po' di soldi. Mi sa proprio. Questa è una curiosità, vediamo se tu vuoi rispondere. Spa 94, vorrei sapere come fanno le pistole ottiche e i Luimot a rilevare la precisa posizione sulla TV. Come fa a sapere dove stai puntando? Perché si vede che c'è uno scambio di informazioni tra la pistola, forse spara un raggio alla telecamera che riesce, quindi che cattura e ripropone e capisce esattamente qual è la posizione, però tecnicamente non lo so come funziona. Allora, forse, magari ho detto una stupidaggine io, ci può stare. Questo punto di grandi da Bolelli, grandi produzioni. Grande produzione. Tipo Piccolo Pippo, Cucciolo Eroico. Non si sa chi sono da Bolelli. No, ha fatto qualche altro gioco, non mi ricordo quale. Poi Firefox è sempre consigliato, quindi. Allora, poi ci chiede: sono l'amante degli FPS e dice: pensavo l'amante mio. Operation Flashpoint. Tieni primi gli armadi, Sì, sicuro. Matteo, quanti personaggi sono Street Fighter 4? 25. Sicuro, sicuro? Sicuro, sicuro. Okay. Ho fatto il double check per controllare. Forse, magari ho detto una stupidaggine io. Ci può stare. A questo punto di veramente poco. Anche in Giappone hanno venduto poco? Sì, anche in Giappone hanno venduto poco. La roba buona non viene mai capita, è sempre così. Allora, c'è questo stronzone, scusate il francesismo. Ehi. Scusate il francesismo. Scusate il francesismo, però, dai. Se ti fanno tutti quanti. Le anime kit. Ok, Tommy. Le kit muerte, si dice così in quel di Napoli? Non volevo dirlo, ho detto così. Vabbè, ma è. Perché tu non sei del napoletano, quindi non è parolaccio. Ce l'ho distrutto. Come classico. Cazzo, mi sta sparando. Altri RPG, beh. Scusate il francesismo. Altri RPG, se ti piace. Assolutamente, Finocchietto si vanta di essere orgoglioso di essere Finocchietto, noi ne siamo contenti. Grande Finocchietto. Guarda che diventa Finocchiona però. Cazzata che dici, guarda. Ogni tanto, mamma mia, che solo tu c'hai.